Racconta un paese che non esiste. Io spesso cito il senso di appartenenza al territorio in cui vivo, alla Brianza, alla ricca Brianza, fatto di quelle piccole, piccolissime, medie imprese, gli artigiani, i commercianti, le botteghe dei falegnami che hanno rappresentato per tanti anni e ancora oggi a fatica rappresentano la spina dorsale economica del paese. Il 95% delle piccole e medie aziende hanno meno di 10 dipendenti. Ecco, io vorrei che il Presidente del Consiglio, nei suoi vaneggiamenti, ogni tanto ascoltasse queste realtà economiche, e se il Presidente del Consiglio parlasse con questi imprenditori... Ma li dica di scrivere su Facebook! Ma è gente che lavora, è gente che passa la propria giornata all'interno delle botteghe, è la gente del fare, quindi preferiscono produrre anziché giocare su Facebook. Però quando parla di Equitalia, forse sta parlando anche a loro.